qui con Giovanni Guidetti per bollerosa.net, gara 1 di quarti di finale, Chieri esce sconfitta. Che cosa non ha funzionato stasera nella vostra squadra? Il nostro attacco è stato molto, molto carente, il muro di difesa tratti bene, tratti male, e hanno meritato loro, non abbiamo sfruttato tante buone occasioni che abbiamo avuto. Grande primo set comunque da parte di Chieri, con un parziale di 8-0 che poi vi ha permesso di recuperare, quindi di portare a casa la prima frazione. Come mai questo calo comunque dopo la prima ripresa? Non lo so neanch'io, tutto lo so, ma le spiegazioni sono tante, quindi perché abbiamo dei... Siamo riusciti a fare un buon break perché abbiamo comunque difeso abbastanza bene, contrattaccato abbastanza bene, poi dopo siamo ripartiti al primo set con i nostri problemi in cambio palla, con i nostri blackout in cambio palla, eccetera. Abbiamo un cambio palla che è troppo deficitario, tutto l'anno che è così, non riusciamo a migliorarlo e speriamo di riuscire a farlo per la prossima partita. Ora fra 3 giorni gara 2, lei è fiducioso comunque per una prestazione soprattutto diversa certo, da parte delle sue? Certo, perché secondo me possiamo sicuramente fare molto bene. Però dobbiamo crescere in attacco, cosa che dobbiamo fare, e spero di trovare un modo, non so come, in 2 o 3 giorni di cambiare qualcosa, però non possiamo avere i centrali nostri che hanno il 10% tutti, quindi non puoi giocare a pallavolo senza i centrali, e noi da troppo tempo lo stiamo facendo. La condizione fisica della squadra comunque buona? Molto buona, sì. Il primo set dopo un periodo un po' di calo siamo riusciti a recuperarlo e a vincerlo, purtroppo niente, anche negli altri set avremmo potuto fare qualcosa di più, loro non è che hanno fatto niente strabiliante, ma non siamo stati capaci di sfruttare magari quale difese e quale giocate sul muro. Così, insomma, ci è mancato un po' di mordente a fine set. La qualificazione comunque si può ancora recuperare, ma fra 3 giorni per gara 2 che cosa deve cambiare soprattutto? Atteggiamento, bisogna essere più aggressive di sicuro. Nel quarto set alcune palle importanti per il punteggio non sono state messe a terra. Sì, anche per quello. Certo, sì, quello che dicevo prima, a fine set non abbiamo saputo sfruttare magari i palloni che avevamo per allungare un po' su di loro, e questo ci ha dovuto pagare questo.